Sono 35 milioni di euro le risorse che Napoli Obiettivo Valore, società di progetto che affianca il Comune di Napoli nella gestione delle entrate tributarie, ha incassato nei primi mesi di attività. Un risultato in linea con le previsioni e che a due anni dalla firma del patto per Napoli tra l'allora Presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Sindaco Gaetano Manfredi conferma l'impegno dell'amministrazione per garantire alla città una gestione finanziaria solida e recuperare risorse da destinare al miglioramento dei servizi pubblici. Un risultato soddisfacente perché intanto è in linea con le previsioni che avevamo fatto, ma poi denota anche una disponibilità dei cittadini a cogliere il senso della nostra operazione, che è quella di scambiare un recupero di risorse con un miglioramento complessivo dei servizi. L'obiettivo che grazie alla collaborazione con Napoli Obiettivo Valore si punta a raggiungere è il recupero di oltre 1 miliardo di euro in 10 anni. Dallo scorso ottobre, con l'avvio della campagna, la società ha inviato già 400.000 atti di riscossione ai cittadini inadempienti per un totale di 380 milioni di euro. L'incasso complessivo è di circa 35 milioni di euro e riguarda, tra risorse già riscosse e rateizzate, il recupero della Tari per circa 20 milioni, quello dell'IMU per oltre 12 milioni e più di 1.700.000 euro per violazioni al codice della strada. È merito del Comune e della società che stanno lavorando insieme e hanno sviluppato una quantità di pratiche molto importante ed è un primo merito dei cittadini napoletani che hanno risposto, diciamo, a quel rapporto di trasparenza e di correttezza che auspicavamo. Entro l'estate Napoli Obiettivo Valore punta a raggiungere 600.000 atti di riscossione inviati e ad incrementare le entrate con l'avvio delle sanzioni per i cittadini ancora morosi. Chi vuole pagare le tasse, chi è disposto a pagare le tasse, noi utilizzeremo tutti gli strumenti di conciliazione per sanare il pregresso. Il nostro obiettivo non è di riscuotere tutto, perché è impossibile, non succede neanche per le tasse statali questo. Il nostro obiettivo è di riscuotere nella media nazionale. Per sensibilizzare i napoletani sulla necessità di contribuire alle risorse pubbliche, Napoli Obiettivo Valore ha lanciato anche la campagna di comunicazione Che valore ha Napoli per te? Ed attiverà sportelli presso le 10 municipalità sul territorio al fine di offrire informazioni e supporto ai cittadini che ne fanno richiesta. Vuol dire mettere in campo centinaia di migliaia di atti che partono per la città, vuol dire avere degli uffici sempre aperti in cui ogni cittadino può chiedere perché ha quel debito, da cosa deriva. Io invito tutti i cittadini a regolarizzare le loro posizioni, perché questo significa avere un rapporto sano con la pubblica amministrazione. Il nostro impegno è di utilizzare al meglio queste risorse. Continuiamo e penso che l'obiettivo di raggiungere in 10 anni 1 miliardo di recupero sia realistico da questi primi dati.